Ok, allora e praticamente adesso siamo fuori dal Duomo. Siamo fuori dal Duomo, cioè nella città di Piacenza. E cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere il Po. Il Po. Vedere se il fiume è se il fiume che condizioni è, perché vedo che è un periodo che piove sempre. E infatti nel 2022 venni col Mauri quando c'era la siccità e adesso andiamo dopo le abbondanti piogge e alluvioni che ci sono state. Che ci sono e che ci sono ancora, che ci perché sono dappertutto ancora. Sta ancora piovendo. E notare la differenza qual è, che c'è addirittura il muschio su... Potete ammirare... Ci sono praticamente cubetti di porfido, Daniele? Sì, c'è il muschio. Con il muschio, facciamolo vedere da vicino. È incredibile, è cresciuta talmente tanta umidità, oggi la giornata di sole per fortuna, anche è cresciuto il muschio sopra i cubetti di porfido. E adesso andiamo in direzione del fiume Po. C'è una farfalla che ci sfugge completamente, continua a sbizzarrirsi. Qui pure abbiamo beccato un'altra farfalla che vola libera. Cari amici, abbiamo trovato una mantide religiosa, pazzesco. Questa qua se morde è tremenda, sempre qui a Piacenza. No, lei non fa niente, no? Ma allora fai apposta, allora non sei ammalato. Com'è Daniele? È bella ma tremenda, No, non è... nessuno deve avere paura. Io ci ho fatto persino il fumetto con una ognuno ha le sue paure. Io le mantide religiose, la mantide, dico la verità, io ho paura delle... ho avuto paura da piccolo, quello sì. Quando mi saltò qui sulle spalle, ma ero un bambino, però da quella volta lì io le ammassavo. Adesso no, adesso le lascio libere e ho fotografato anche, ho disegnato anche la mantide religiosa, perciò direi che è un animale che dicono che non è innocuo, che non c'è da aver paura. Ma sinceramente... E a me una volta mi ha beccato una di queste. E ai tempi buoni dei nostri genitori, tempi buoni del 1900, case popolari dei ferrovieri. Una piantina di fico selvatico. Cresciuto. Qua anche siamo qui a novembre, 5 di novembre. È strano, però a vedere un fico che cresce a novembre. Boh. Beh, tutto chissà può capitare. Se porta la fortuna, ma... Tutto può capitare. Andiamo.
andiamo a vedere il nostro fiume, va là. Quest'anno ha piovuto là di più, e mentre invece c'era la siccità nel 2022. Deliziosi funghi anche qua a Piacenza. Guardate che roba. Incredibile, è vero. Funghi deliziosi. Deliziosi. Li mangeresti? Allora, il problema qual è? Le mazze di tamburo le conosco, i piadini li conosco, i finferli, i gallinacci li conosco, e prataioli, anche, come si chiamano, i porcini li conosco, ma questi non li conosco. Siccome sono stato in terapia intensiva, non vorrei tornarci per una lavanda gastrica, problemi, quindi eviteremo, cari amici. Però siamo a Piacenza, guardate, al ponte del fiume Po, e siamo qui. Benissimo, Daniele, andiamo al Po allora? Adesso andiamo al Po, sì, prima di vedere lo spettacolo. Perfetto. Cari amici, volevamo sederci ma c'è un po' di acqua. Allora, carissimi amici, siamo al delta del Po. Come vedete alle nostre spalle il fiume Po, sopra passa la ferrovia, si è un po' allargato. Il nostro caro Giannini voleva andare a fare un piccolo bagnetto, ma non può farlo perché no, non si vede niente. Allora, veniamo al dunque. Subito siamo nella videocamera, visto, si vedeva bene. Subito ci è apparsa una cosa essenziale, Daniele. Tu non lo sai, non sei venuto nel 2022 con la siccità. Eravamo proprio giù nel Mauri, eravamo proprio in basso. Adesso ma io me lo ricordo che era molto giù. Tutta la zona, sono cambiate due cose. Tutta la zona bassa dove ero andato col Mauri a fare il video, e prenderemo anche quel pezzo di video lì, lo mettiamo insieme, era proprio in basso. Sì, adesso è tutto allagato quella zona lì. Poi con il tempo è logico che adesso ci sono le alluvioni. Sì, ma è incredibile che è anche pieno lo scolmatore che sta, il canale scolmatore che sta più là, perché l'ho visto dal treno. Purtroppo l'altra volta era vuoto. Purtroppo adesso è il periodo delle piogge. Sì, infatti, praticamente prima la siccità, adesso le alluvioni. La siccità, adesso troppo pioggia, troppa acqua. E quindi andiamo a vedere, però prendiamo la borsa, ma andiamo a vedere com'è finita. E praticamente questo è il livello del fiume Po, che è venuto completamente fuori. Com'è? È venuto fuori e logicamente, come vedete, è tutto allagato fino a qua. Per fortuna il fiume Po qua scorre molto in basso rispetto... Non è ancora nella zona rossa il fiume. Sì, ma... Non è nella zona rossa, per fortuna. Ma rispetto alla città poi scorre molto in basso, quindi il problema non sussiste a Piacenza, per fortuna. No, per il momento no. Ebbene. Cari amici, quindi... Stai attento a andare giù. Al 5 novembre 2023, rispetto all'estate del 2022, che vedremo il video con Mauri. Qua è uscito Mauri, è uscito proprio il Po, però per fortuna scorre in basso, quindi non allaga la città. Per fortuna. Ecco la situazione del fiume Po, che allaga la zona in maniera consistente.
Parlo un po'. Perfetto, cari amici, spero che tutto sia perfetto, un po' sul po'. Mauri, la giornata quanto pare è bella, sgombra la nubi, non fa neanche tanto caldo perché una brezza che tira per adesso. Ah, ecco, copriamo bene la videocamera, non si sa mai. Ecco, quello che dal vento eventualmente, però c'è da dire un po' come sul Maggiore, sul Lago Maggiore, chissà, cari amici, anche coprendo dal vento può essere pure che a metà giornata cala un po' il vento e poi ricomincia molto il pomeriggio, chi lo sa. Fatto sta, siamo sul fiume Po, naturalmente Gennaro Gelmini e Mauri, sperando, ma io sono... Aspetta, facciamo così, io non voglio vento nella videocamera. Vento, via con te. Allora, siamo sul fiume Po, Gennaro Gelmini e Mauri, di Mauri Official YouTube Channel. Sì, il mio canale solito che fa urbe, fa un po' di tutto, fa chiacchierate e anche queste zingolate. Sì, sì, in una bella passeggiata, destino vuole. Mauri, dove siamo? Siamo sul fiume Po a Piacenza. E per volendo, se dovessimo vedere in pratica la siccità, qua ci sono praticamente viadotti, sia la strada statale da una parte sia la ferrovia dall'altra, con uno scavo. Quindi cosa succede, Mauri? L'acqua è alta. Sì. Essendo l'acqua alta, l'acqua non alta dà... No, non è piacente, ok. Per dire, no? Di solito si dice acqua alta a Venezia. Essendoci lo scavo dei ponti, non rende l'idea della siccità che c'è. Comunque noi non venivamo per la siccità, venivamo più che altro perché destino vuole che quest'estate siamo a Piacenza, evidentemente, perché il Mauri si è ritrovato un biglietto. Ci siamo ritrovati gli amici che sono venuti a Piacenza. Ci sono state delle coincidenze, è vero, Mauri? Vero. Ci hanno portato quest'estate a stare un po' a Piacenza. Nel Piacentino! Quindi ci troviamo in questo momento mentre passa un bel treno. È un locomotore. No, c'è un treno merci vuoto. E praticamente ci troviamo in un periodo di siccità. Oggi siamo il 6 luglio 2022, compleanno del Mauri, tanti auguri a Mauri, Mauri alla grande. Grazie. Alla grande. Oggi e in pratica qua la ferrovia, di là la strada statale, essendoci lo scavo dei piloni nel fiume, non rende bene l'idea del momento siccitoso. C'è da dire una cosa, hanno fatto proprio lo scavo apposta per due motivi: per mantenere sempre la pressione costante sotto i piloni dei ponti, perché è importante per una staticità dei ponti, e anche per fare in modo che del materiale, fossero tronchi d'albero, qualsiasi cosa, barconi anche, come è successo sul Tevere, così non si incaglino sotto il ponte bloccando. E naturalmente, essendoci del vento da est, per questo coprivo bene la telecamera sperando,
essendoci del vento da est, addirittura siccome l'acqua del Po scorre ovest Piemonte di là e scorre verso est Emilia, di qua Lombardia, Emilia, Veneto, verso l'Adriatico. Essendoci del vento da est, Mauro, cosa provoca? Provoca il ristagno del fiume che torna indietro. Esatto, il fiume torna indietro e l'acqua ristagna qua. Dei pesci, io sentivo dei rumori, sì, vengono volendo anche a pescare qua. Fantastico, fantastico anche per la pesca. Sono i pesci. Però cosa succede? C'è un ristagno dell'acqua perché addirittura il vento di solito viene da est e l'acqua comunque ristagna qui. Quindi non rende l'idea del momento successivo. Comunque bello qui, insomma, all'antico, come una volta noi. È rimasto sempre qua, perché questa è la discesa dove prendono la canoa appunto per andare a salvare la gente. Se qualcuno rimane in qualche modo bloccato qua dentro nel fiume, è qui che scendono i soccorsi per andarlo a ripescare. Certo. Quindi Mauri, il tuo pensiero filosofico? È molto bello, vederlo in tv, vederlo in tv, con mano cosa succede, no? Perché bisogna sempre vedere di persona le cose, perché tante volte magari fanno vedere immagini diverse. Questo si dice. Allora, ti do una risposta. Allora, si dice che c'è la siccità, qua non è possibile vederla, in altri punti è possibile vederla. Sì, beh, comunque è un pochino più basso. La siccità, i cicloni sono già bassi, però la siccità poi speriamo finisca, verrà a piovere tanto, speriamo. Però il punto che ci si domanda se è vera la siccità o non è vera, è vera la siccità. E ti do una risposta, Mauro. Adesso tra Piemonte e Valle d'Aosta e anche in altre zone ci sono dei fiumi carichi d'acqua. E allora c'è la gente che si è domandata com'è possibile vedere dei fiumi carichi d'acqua quando poi si dice che c'è tanta siccità. Il Trebbia, il fiume qua vicino, è completamente secco. Sono rimasti solo delle pozzanghere, delle pozze d'acqua. Come è possibile, Mauri? Per lo scioglimento dei ghiacciai. I ghiacciai si stanno sciogliendo tremendamente e creano una grande massa d'acqua che scende giù. Ma se c'è in quel momento il fiume ancora carico, e mi riferisco a certe parti intesi della Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, sopra le Alpi, c'è ancora carico d'acqua perché si stanno sciogliendo i ghiacciai enormemente. Addirittura calotte glaciali, diciamo così, sopra ghiacciai, che erano lì da millenni, si stanno completamente sciogliendo. Si stanno sciogliendo. Quindi se vedete però un fiume carico d'acqua... Sì, dalla parte arriva, per esempio, ci sono alcuni fiumi che arrivano proprio dai ghiacciai. Sì, però perché sono carichi quei fiumi? Perché i ghiacciai sono a zero. Ecco cari amici, qua tanto vento, quindi ricominciamo poi. Bene, bene. Qui è bello qua. Sì, solo un forte vento che non vorrei. Allora Mauri, facciamo le panoramiche. Sì, qua è da panorama, da panorama. È la panorama veramente, no, è bello, sono io molto d'accordo. E cari amici, guardate un camion che trasporta fieno per le mucche e ammirate questo fiume Po in questo inizio di giornata. Bellissimo. Mauri, ottimo, bello spettacolo. Vento che magari vabbè, copriamo, però, la videocamera, però è bello, poi non fa neanche caldo, va bene. Ah sì, perché c'è un'escursione termica tra la parte alta e la parte bassa. Sì, c'è un piccolo particciolo.
Sì, un porticciolo. Bene, est verso ovest, est di là, ovest di qua, e quindi l'acqua un po' torna indietro, diventa stagnante e rimane di più in quantità, mentre invece cari amici, sotto il ponte di Baracca dei pulcini appena nati, con la gallina e dei pulcini appena nati molto carini. Ciccioli, gallinella, raccontaci un po' come vanno le cose qui. Mauri, siamo riusciti a trovare una specie di urbex che vengono la notte qui evidentemente a sostare. Sì. Che ne dici? Sì, ma guarda, c'è anche la televisione, per me, guarda, ma guarda che ci sono tutti i comfort, attaccano la cosa. Tutti i comfort. E quindi, guarda, secondo amici, me loro, posso dirti la verità, hanno chiuso, abitano dentro lì, quando piove vanno dentro lì, vedi che c'è il lucchetto. Quindi hanno tutte le comodità se vogliamo. Io direi di no, però. Vabbè. Allora la notte entrano qua. Cari amici, uno se non ha casa, aspetta che devo fare la foto ai polli. In pratica avevo pensato anche prima, evidentemente la notte entrano con una scala da quel pertugio lì. E si fanno insomma la grigliatina qui alla meno peggio. Un bell'albero di gelso qui a Piacenza, vicino al ponte che stiamo percorrendo. Delle idrovore qui praticamente è in secca, le idrovore non trovano più l'acqua. Abbiamo l'impianto delle idrovore per la bonifica dei campi che è a secco, infatti. Come dice Mauri, la situazione è questa. È molto grave. Speriamo nelle piogge che vengano delle buone piogge. Mauri, cosa ti sembra questo sottopassaggio? Da paura. Da paura. Come le strade della vita, cari amici. Si sa da dove si parte e non si sa dove si arriva. Un sottopasso incredibile, però per fortuna abbiamo trovato l'uscita. Insomma, Mauri, questo passo qui è terribile. Ma dai, è un po' come la vita, che sai dove inizia, non sai come va a finire. Poi sbocchiamo, meno male, si respira. San Bonico di Piacenza, per chi conosce la zona, fantastico. E così siamo a San Bonico. Mauri, San Bonico. Vabbè, a me, se devo essere onesto, poi mi potrà anche tagliare, non mi dice niente questo paese, però si dice che porti bene, va bene, io sono... Dobbiamo ancora vederlo, Mauri. Non lo so, io sono...
perché mi ricorda molto Alguori, i posti dove abitavo io sperduti in mezzo, cioè io abitavo a Valdugia, però passavo da paesi simili a questi dove no, c'erano solo campagne e strade primi, cioè infatti mi ricorda molto quell'Arborio dove è famosa per il riso Arborio, no? Però sono solo risale, infatti qua mi ricorda, cioè non è che vedo solo due case ovviamente e tanta campagna. Quattro campi. Boh, però non lo so se è spirituale come viene detto, va sì, bene, sì, io, sì. Per l'amor di Dio non sono del posto, sì. Sinceramente. E allora San Bonito, al compleanno del Mauri, il 6 di luglio 2022, auguri Mauri. Grazie. San Bonito, ci siamo. Grazie. Grazie degli auguri. È desolato. Vabbè, comunque niente. In fin dei conti siamo venuti fino a qui. E niente, tanto c'è giornata. Il pullman Mauri, non dobbiamo fare a piedi. È una bella giornata, vedremo, cercheremo di scoprire cosa ci riserva, questo paesino, questo qua. Posto fantastico. Va bene. E felicissimi, Piacenza San Bonico. San Bonico, luogo di apparizioni mariane. E poi praticamente da lì non poteva che sorgere poi una chiesa e poi ovviamente il tutto, la fede, le cose della vita. La vita va, c'è sempre bisogno di qualcosa. Allora, tanti io sento dire, noi non abbiamo bisogno di nulla, non abbiamo bisogno di nessuno. In realtà l'uomo non vive solo, l'uomo vive di qualcosa per qualcosa. La nostra esistenza è legata anche involontariamente a qualcosa di più grande, di oltre, a Dio. Chi dice Dio? Ok, perché ho fede. All'umanità? Che comunque c'è il legame. Il legame, ecco, luogo di apparizioni sta su una linea energetica e quindi, che ci si creda o no, ecco che l'energia comunque arriva, perché ci si sente bene a San Bonico. Guarda caso le parole, ci si sente bene. Appunto, luogo di apparizioni mariane, Maria la regina del cielo e della terra a questo punto. Beh, fate voi cari amici, che ci crediate o no, si sta bene qua. Luogo energetico si sta bene. Concedetemi questa mia libertà d'espressione. Sto serenamente, sto, come si potrebbe dire, divinamente. Mi sento benone. Mauri, è così. Che ne dici? Vabbè, io mi sento normale. Sono venuto qui, anzi avevo il Mauri si sente normale. Beh. Comunque. Bene. No, quello che dice Gennaro. È così. Il Mauri si sente normale, benissimo. Beh, già bene così. Sono le 18:05. A San Bonico c'è il pulmino fino alle 18, noi prendiamo sulla strada statale il pullman che c'è fino alle 7 di sera, quindi abbiamo ancora un'ora per stare in questo bel posto. Bello il gelato come sognavo in terapia intensiva all'ospedale, sognavo di mangiare gelato, limone e fragola sopra la Torre Eiffel a Parigi. Siamo qui a Piacenza, alla cattedrale, al Duomo di Piacenza. E ciò che ci affascina è anche questo bellissimo negozio da sposa per i momenti indimenticabili della nostra vita. Bellissimo. Ci vuole
proprio... Meno male, finalmente siamo a Piacenza, ciò che ci mancava al Duomo di Piacenza, un tale, nel 1001, il vescovo di Piacenza, Giovanni Filagato, portò Santa Giustina dalle catacombe di Roma a Piacenza, quindi da Roma a Piacenza. Per quale motivo? È già tanto che voglio fare questo documento, perché in pratica lui voleva farsi eleggere Papa, non si è riuscito a fare eleggere Papa, ha preso Santa Giustina dalle catacombe di Roma, ciò che rimane del corpo, erano le prime sante che praticamente nelle catacombe andavano a sistemare i morti cristiani, portavano i morti cristiani, curavano proprio i morti cristiani nelle catacombe. Lui prese Santa Giustina, la rubò proprio dalle catacombe di Roma nell'anno 1001, il 17 agosto, la portò qua, a Piacenza, e fece come se fosse il piccolo Vaticano. E infatti, considerato anche antipapa, però io ho un libro sui papi, gli antipapi, non l'ho trovato mai, è la prima volta che riesco a fare questo documento. Quindi antipapa Giovanni Filagato, già vescovo di Piacenza. In pratica lui si è eletto papa, mentre invece il Vaticano aveva eletto il loro papa, e portò qua Santa Giustina. Però non ho mai trovato dei documenti in più come antipapa. Un libro così su papi e antipapi non è scritto. Ne scriveremo noi, Daniele, qui. Certo, ne scriveremo noi, perché io dico la verità, non sono mai venuto a Piacenza. Vedere il Duomo in questa maniera mi piace moltissimo, anche perché è anche un argomento che mi piace tantissimo. Mi piace la storia, poi, specialmente della Santa Giustina, Santa Giustina. Sì, e dell'antipapa Giovanni Filagato, vescovo di Piacenza. Sì, sì. Non pensavo mai al mondo che ci fosse delle reliquie in questa maniera qui, perché di solito le reliquie sono sempre chiuse e non si arriva a vedere niente. Invece in questa qui, se vogliamo vedere... Sì, sono ben visibili. Come vedete, se ci riesce, ci sono ancora i vari ossi. Chissà se sono della mano, della testa... Ecco, così si vede bene. Le varie ossa di Santa Giustina. Devo essere sincero. Incredibile, venerate qua a Piacenza. Metti un po' di brividi, però mi arriva sì. Molto di... Ma tu sei abituato all'horror, ti piace ti piace fare gli urbex, così sei abituato. Sono abituato, non mi fa paura niente, ma qui... Però allora, logicamente, per chi è un po' sensibile, logicamente fa venire un po' i brividi. Certo. E praticamente questo video lo legheremo... Adesso c'è stata l'alluvione, quindi siamo al 5 novembre 2023, una domenica. Lo legherò con il video del 2022 con Mauri, quando invece c'era la siccità. Ah, ok. Benissimo. Allora, buon continuo video, Santa Giustina. Ed eccoci alla Cappella dei Vescovi. Visitiamo proprio... come per la prima volta. E qui riposano le spoglie mortali dei vescovi, lì l'altare, e se vogliamo, se qualcuno vuole una degna sepoltura, qualcuno di chiesa, c'è già il posto, anche di qua. E ve lo dico io che ne so qualcosa. Daniele, le tue impressioni? La mia impressione è molto bella.
cosa dire, cioè, a me piace l'horror, vabbè. Abbiamo fatto bene a venire qua a Piacenza. Direi proprio di sì, perché io non sono mai venuto, perché non ci ho neanche mai fatto caso e non ci ho dato peso. Però invece vedo che merita molto il Duomo. Sì, ed è una bellissima giornata di sole. E anche poi questa è la cappella dei vescovi. Vescovi. E c'è il vescovo. Sì, sì, ci sono tutti i vescovi portati qua, che ne hanno portati sepolti qua sotto. E niente. E benissimo. Pace. E si continua. E pace bene, dite una preghiera. Santa Giustina vestita da badessa, Gesù in croce e San Giovanni. E naturalmente non può mancare la Madonnina con gli angeli e santi. Gesù risorto, poi il cardinale Giacomo Pecorara, più recente, e la Madonnina stile come si disegna, si raffigura a Bologna e anche in Francia. Quando venite sotto la cripta, nelle colonne trovate anche i capitelli, bellissimi. I capitelli, che adesso ve lo scrivo, l'ho scritto qua, l'ho scritto i capitelli dei mercanti. Io ve l'ho scritto su quei capitelli, capito? Bellissimo, bene. Anche lì c'è una storia. Ottimo. E questi capitelli bellissimi, adesso arrivo. Si chiamano... Arrivo. Quindi... si chiamano fornelle, nel suo interno fornelli dei paratici, sono fornelli con le mani che lavora a ruota di un carro, però ruota di un carro io poi non li vedo. Perfetto, vedo, capitelli veramente... Qui vedo dei cosa sono, animali. Figurativi animali. Dei leoni alati a quanto sembra. No, hanno le corna, quindi degli arieti. Degli arieti. Arieti, sì. Degli animali mitologici. Lì Santa Giustina. Non le vedo per le altre cose. Comunque veramente venite a visitare il Duomo di Piacenza. Venite sotto alla cripta, che veramente vale molto molto la pena. Stupendo, per chi è sì. Religioso e così. Ci sono tante belle storie da leggere, anche la storia di Santa Giustina, le colonne che hanno una storia tutta sua sui mercanti di una volta, con chi lavorava, chi non lavorava e così. E poi, che dire... Vale la Benissimo. Pena e venite pure a visitarla, che secondo me se rimarrete molto contenti, rimarrete. Ottimo. Santa Giustina. Portaci fortuna. Su. Abbiamo la raffigurazione di Santa Giustina al tempo del martirio, con la palma dei santi. E speriamo dei martiri anche. Speriamo che in futuro ci possa portare fortuna. Posso portare tanti soldi, speriamo. Che ci vada proprio bene. Santa Giustina. E cari amici, non potevamo mancare la Vergine delle Grazie.
rappresentata su tutta la colonna e anche su questa parte col bambino Gesù. Beata Vergine delle Grazie, e la grazia più bella qual è, cari amici? Quella di poter avere un figlio. Bene, bene. E si continua. Sì, è molto, si continua con la storia di Piacenza. Adesso finiamo all'interno dell'uomo e andiamo a vedere cosa ci aspetta fuori, all'esterno dell'uomo, che è ancora molto più bello. Ottimo. Ne penso che veramente ne basta la pena di venire, mi è piaciuto molto. E niente, ogni chiesa c'è il suo valore, ogni chiesa c'è le sue cose belle e ne vale molto la pena visitare tutto, che sia piccolo, che sia grande, e vedremo che prima o poi qualcosa ci porterà fortuna. Sì. Quello che è normalmente in questo periodo, più o meno. Allora, cosa facciamo vedere? Sul fiume Po la piena si vedeva di meno, a Monza oggi che è il 9? Oggi è il 9 di novembre 2023. 9 novembre 2023 abbiamo il fiume Lambro in piena totale. E qui si conclude il nostro video, Mauri? Salutiamo chi ci segue, benissimo. E questo è il Lambro che esce assolutamente qui a Monza in una maniera incredibile. Thank you.